canale, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi nuovo video apertura busto e sorpresa di Tiger, un video che mi richiedete sempre tantissimo. Molte di voi hanno proprio una passione per questa tipologia di video, soprattutto su Instagram me lo chiedete sì e no tutti i giorni, e quindi mi fa sempre molto piacere accontentarvi. È un video dai pareri un pochino contrastanti, perché a molte di voi piace, altre invece assolutamente non lo vedono, non lo guardano nel momento in cui lo pubblico. Ma siccome è un video che mi diverte un sacco, che mi piace fare per voi, per accontentare quella parte che lo apprezza, e proprio per me, perché mi diverto ad aprire le buste sorpresa, quindi lo giro molto molto volentieri. Non lo faccio così tanto spesso, perché comunque ovviamente quello che si trova all'interno delle buste non sempre può servire, quindi poi cerco di smistarlo tra mia nipote, bambini vari che può avere in amicizia, altre cose che ho utilizzato ad esempio anche per la festa di compleanno di mia mamma. Se avete visto le foto su Instagram, c'erano tutti i palloncini a forma di cuore, quelli li avevo trovati in una busta sorpresa, ne ho ancora una parte che poi posso utilizzare anche per altri compleanni, e quindi quello è il primo motivo. E poi perché non vado così tanto spesso da Tiger, lo sapete, infatti anche i video old Tiger sono veramente pochissimi, non ne pubblico ormai da un bel po' di tempo, e anche quando ci vado non sempre trovo delle buste interessanti. Devo essere ispirata sul momento, questa volta sono stata ispirata ad acquistarne addirittura due, perché ne ho presa una piccina, che è questa con i palloncini, che ho pagato 4 euro, che non vedo l'ora di aprire insieme a voi, e l'altra un pochettino più cicciottosa e anche più pesante, si intravede qualcosa, ma io nonostante fossi lì a sbirciare all'interno del negozio non sono riuscita a riconoscere nulla. Questa l'ho pagata 6 euro, sono ovviamente ancora entrambe sigillate, e quindi questa mica tanto, però aveva il punto, e questa invece sì, e quindi le andiamo ad aprire insieme. Ecco, ce n'è anche uno qua nel mezzo, prima che dico delle bugie, vedete che effettivamente è chiusa, io le manine non ce le ho messe. Andiamo a vedere che cosa contengono. Prima di iniziare con l'apertura, mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piace questa tipologia di video, ma anche tutti gli altri che propongo. Potete seguirmi anche su Instagram e mi trovate come julie.graf. Io inizierei da quella più piccolina. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa qui, che tra l'altro è una bustina con i manici, una busta con i palloncini che assolutamente non butterò, rispetto a queste che poi di solito le utilizzo per raccogliere la carta e poi per buttarla. Questa qua invece è tanto carina che credo proprio la utilizzerò come anche regalo. Io ve la faccio vedere giusto magari al volo così a voi e basta, e andiamo a scoprire che cosa c'è all'interno. A me queste buste sorprese divertono un sacco. Allora, sento qualcosa di tipo organza, quindi tirerò su così perché non voglio vedere le altre cose. Sì, però si incastra. Oh, mamma mia, che no, non ci posso credere. 3-6 anni, ragazze, questo è un vestito per bambine, un vestitino con tanto di cerchietto, cioè, allora, questo è il cerchietto con i fiori e il velo attaccato. Allora, mia nipote ha 7 anni, ma veste tutto ancora 5-6, è alta, ma magra magra, e poi figuriamoci che questi sono solo da, meno male che non l'ho trovato più piccolo o troppo grande. Allora, costume, 3-6 anni, non spiega niente, però credo che abbia anche la gonnellina. Questo quando Matilde lo vede impazzisce, anche la gonnellina, vediamo se riesco a farvela vedere, la tiriamo fuori, tanto gliela porterò già a breve. Ma che bello, sì, qua ci sto quasi dentro io anche, altro che 3-6. Ma guardate che meraviglia, la bimba qua, non so esattamente di che vestito sia, però si può fare da strega, si può utilizzare per Halloween, si può usare per carnevale, e poi al cerchietto con il velo, meraviglioso. Cioè, alla busta sorpresa, quella piccola l'ho pagata 4 euro, sono convinta che questo già costi, ma tra l'altro dovessi dirvi, 3-6 anni, io purtroppo è da tanto tempo che non mi vesto da Halloween. Amore, la zia non te lo dà questo qui, il cerchietto se lo tiene perché lo utilizzerò per qualche carnevale o per qualche festa a tema. Bellissimo, davvero bellissimo, questo sono già super super contenta, nonostante ci siano, mi pare, poi parecchie altre cose. Che bello! A posto! Sei, non pennarelli, matite con impugnatura triangolare, che belle, adoro le cose di cancelleria. Poi io anche, perché un pochino prima le portavo in negozio, la maggior parte delle cose le abbiamo poi utilizzate lì, le altre comunque in casa non sono mai troppe. Vediamo se riesco ad aprirvele, dimentico sempre di prendere un, queste le vorrà Matilde, tra l'altro ha tante matite triangolari perché sono quelle nuove tra virgolette con l'impugnatura più comoda, sono matitoni, guardate che meraviglia, tra l'altro una, vi prendo questa, è anche argentata,
Ma wow, ma che carine! Perfetto, di tutti i colori, matite colorate che le porto a lei o che le tengo qua quando viene a posto. Io qua in questo mobiletto, nell'ultimo, a quattro cassetti, nell'ultimo cassetto ho tutta la cartoleria dove tengo tutte queste cosine qua. Sono ancora innamorata di questo cerchietto, avrei fatto tutto il video con questo in testa, ma non mi sembra il caso. Però due cose su due ottime. Sento una specie di bottiglia. Ma ragazze, questi tra l'altro li ho presi al Tiger di Viareggio. D'ora in poi andrò lì. No, ma una borraccia. È una bottiglia borraccia, ma stupenda, ma questa me la porto dietro quando vado a camminare. Allora, circa il 71% della terra, della superficie della terra è coperta da acqua. Stupenda, mi sembra una bottiglia da mezzo litro, sì, 500 ml. Drinking bottle, cosa vi devo dire? Lo sapete che io ho il mio zainetto con cui vado a fare scampagnate, camminate, trekking e quindi ho sempre la bottiglia di plastica, quella classica, usa e getta o comunque la riempo, quindi non è che la compro ogni volta, però volete mettere e bere da questa? Bellissima, tra l'altro non ho borracce, non ne ho mai acquistate, guardate che l'hanno anche incartata per bene così di modo che non si rigasse. Bellissima, bellissima, gusta già super. Qualsiasi cosa troveremo adesso sarà comunque sempre un di più. Una mascherina per dormire. No, vabbè, ma che carina! Ma che soddisfazione! Ma questa è tra le più belle che abbiamo mai trovato come busta. Mascherina per dormire, maschera da notte. È di cotone, un po' effetto, vedete, asciugamanino, un po' tipo spugna. Cioè, anche queste non è per essere ripetitiva, ma io non butto via mai niente, riesco sempre a utilizzare tutto. O anche queste, compro dei prodottini da regalare a un'amica, dei prodotti di bellezza, ci aggiungo questa e non c'è alcun tipo di problema. Si utilizza se si viaggia, io comunque per fortuna quando riesco viaggio molto molto volentieri e spero di dover prendere un aereo a breve così tanto, con un viaggio così tanto lungo da utilizzare questa, se non le butto giù è meglio, però sono cosine che comunque si riusano. Io sto trovando almeno ancora due cose qua dentro ci sono. Ce n'è una piccolina. Che cosa sei? Direi che sei un rotolo di scotch con. Lo apriamo. Vedete che c'è un rotolino così. Questo non è un cappello, è un pezzo di colla. Cosa c'è scritto? Oh, congratulazioni! È un pezzo di scotch, cioè è un rotolino di scotch per pacchetti. Vedete che c'è scritto congrats, sì, congrats. Bellissimo, ma che carino! Altra cosina da mettere nella cancelleria, altra cosina da utilizzare anche solo per qualche cosa di compleanno. Ragazzi, ce ne sono ancora qua. Questo l'ho trovato, se vi ricordate, l'ultima volta con i numeri. Infatti l'ho portato a Matilde, ma con le formine sarà ancora più contenta. Questa è una di quei stencil da utilizzare, infatti, drawing stencil di metallo. L'ho trovata esattamente così, però con i numeri o con le lettere. No, mi sembra forse. Non me lo ricordo, devo andare a rivedere l'ultimo video, ma mi sa con i numeri, infatti l'avevo portato a lei perché ovviamente disegna metà della sua giornata, oltre a fare i compiti, deve anche disegnare, le piace un sacco, tra l'altro è molto molto più creativa della zia, con tutte le formine le piacerà un sacco, guardate che ci sono i cuoricini piccoli, le casettine, le nuvole, altra cosa che di diritto finirà in camera sua. Allora abbiamo un altro. Cose di matite, è perfetto, va benissimo. Altre sei matite colorate, per fortuna sono matite perché mettere la stessa sorpresa. Abbiamo un'altra cosa ancora, giusto per rimanere a tema. Queste le hanno volute doppiare, questo utile, queste ancora di più. Meno male che non hanno doppiato magari altre cose che di solito uno non utilizza. Quindi una me la tengo io, vi dicevo che non sapevo se darla a lei o portarmela o tenermela a casa io. Una confezione la porta Matilde e l'altra invece la tengo io in casa. Tanto sono matite colorate, nel senso non è una cosa che non si utilizza anche solo per fare dei bigliettini. Bene, busta, ragazze, è caduto tutto, più che soddisfacente, siamo arrivati in fondo. 4 euro, direi che in abbondanza ci abbiamo solo che. Cioè, la cosa preferita, queste, il vestitino suo, assoluta suo, forse suo, solo perché nella gonna forse non ci sto, e le matite. Assolutamente un'ottima busta. Speriamo non ci deluda quella che costa di più, che è bella ciccia, è bella pesante. La apriamo qua e anche qui andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Vi faccio dare una sbirciata, tanto non si vedrà un granché, ma poi voglio scoprirlo insieme a voi. Quella da 4 euro, ma davvero stupida, anche lì va fortuna, va a vedere il periodo che può essere. Allora, meravigliose ragazze,
Cioè, una corda luminosa, una catena luminosa con le letterine che formano la parola party time. Ma bellissima, questa se l'avessi avuta già al compleanno di mia mamma, ma ci sono quelle delle amiche, ci sono quelle di mia sorella, c'è il mio, quindi illuminatemelo tutto, l'avrei utilizzata. Guardate che carina che è, vediamo cosa riesco a farvi vedere. Vedete che viene scritto party time. Tra l'altro party, così almeno non è per forza buon compleanno, buon Natale, buone feste, buon Capodanno, ma posso benissimo metterla anche l'ultimo dell'anno. Bellissima la catenina, quella LED luminosa che io ho già, ad esempio, come questa piccola dietro che avevo trovato, avevo comprato, avevo trovato in una busta sorpresa, ce l'ho fatta a cuoricini che invece avevo trovato senza dubbio in una busta. Bellissime con le lettere, una cosa assolutamente inedita che mai avrei probabilmente comprato, quindi una buona occasione per trovarla qui. Vado sempre a caso, eh? No, ma che bello! Ma che bello! Questo lo voglio per la mia di festa! Allora, decorazione di carta riutilizzabile. Che bello, è un pallone gigante. A me piace perché molto meno trovo cose che non comprerei, che per la stragrande maggioranza poi in ogni caso riutilizzo. Questo è un pallone, a parte che è bellissimo anche in una che potrei anche pensare di regalarlo a una mia amica che ha la bimba piccolina che non ha nemmeno un anno, glielo può mettere in cameretta, non lo trovate davvero carino? Secondo me sì, altamente decorativo, mi ricorda un po' quelle cosine di Maison du Monde, quindi non per forza qualcosa di festaiolo, ecco, non per le feste, è lungo in totale 1,01 m, carinissimo, molto molto carino anche questo, ci sta dando soddisfazione. Qua c'è un'altra scatola grande, andiamo ragazzi a fare delle feste per forza. Anche questo, ma averle trovate prima, 3 metri, party time, tra l'altro per mia mamma ne ho comprato uno così per buon compleanno che solo quello l'ho pagato 8 euro al negozio delle feste e quindi direi che è sempre buona cosa averli dietro. Mi piace molto la scritta party time perché lo posso usare per qualunque cosa, ma poi che belle con le bandierine così, guardate, tanto tra famiglia, amici, le feste non mancano, bambini, anche non bambini per forza che possa essere mia nipote, ma da regalare a qualcuno. Qua ci sono di nuovo le matite. Altre matite. Beh, c'era il rischio, in effetti, essendo le due buste. Pensavo fossero un po' più tema bambino, magari fossero suddivise. Altre matite. Tanto sprecate non vanno, ancora più delle penne si consumano prima e quindi queste temo di. Va bene, perché qua sento un'altra borraccia, ma questa va, direte voi, sì, regali le cose solo quando le trovi doppie? Sì, sono un po' egoista. La regalo a mia sorella, che ci andrà a camminare insieme a me, o purtroppo più senza di me. Altra borraccia esattamente identica all'altra, con il suo tappo, l'imboccatura grande, e se la porta dietro lei perché è un'altra camminatrice. Però vedete, anche questa, davvero, io ho un paio di amiche che vanno tanto a camminare, non costerebbe niente, insieme ad altre cose, aggiungergliela e regalargliela. Va bene, ho rischiato un po', però siccome avevo preso due cose diverse, pensavo, due buste di tipologie diverse, pensavo di non trovare le stesse cose. Allora, qua abbiamo qualcosa che sembra un portaocchiali, e direi che sì, custodia per occhiali, nera, basica, niente di particolare, ve la faccio vedere prima da chiusa, e vi direi che queste al 100% vanno o a mia mamma, o a mio papà che ha gli occhiali solo da lettura che butta in casa un po' ovunque. Mia mamma invece ha fatto la settimana scorsa anche gli occhiali da vista nuovi, benché come me utilizzi tanto le lenti a contatto, però molto sobria, molto chic. È una coppelle nera, si chiude con la clip e poi con il suo laccettino. Molto molto carina, eccola qua. Semplicissima, carina per gli occhiali da vista, per gli occhiali da sole. Io ne ho per gli occhiali da sole, devo essere sincera, e per quelli da vista avevo quella che mi avevano dato insieme alla quando feci gli occhiali. Quindi carinissima, anche questa, uno dei due, farò un sacchettino con roba da portare a loro. Allora, sento una roba di ceramica, spero che sia integra. Che cos'è? Oddio, questa non è sicuramente nel mio stile. Allora, questo è un portacandela. Molto da Halloween, quindi non lo metterò in casa, ma si può tirare fuori per Halloween. Tra l'altro, ad esempio, mia sorella con Matilde fanno tantissime decorazioni in casa tema Halloween con da metterci la candela. Quindi è perfetto, vedete che ha tutti i teschi. C'è anche chi magari se lo terrebbe in casa tutto l'anno. Non sono sicuramente io, penso siano l'arredamento comunque l'oggettistica di Halloween. Molto carino, molto simpatico, meno male che non l'ho sbattuto troppo tra macchina e quando l'ho riportato a casa. Qua
Qua sento qualcosa di tessuto. No! Dei calzini, ragazze! Questi sono miei! Ma che bello! 39,41, perfetto, perché io ho il 39. Dei calzini fatti a matita. Scusate, ma scusate il calzino così come la matita da disegnare con poi... Aspettate, vediamo se riesco. Non li ho mai presi, tra l'altro non li ho mai comprati i calzini di Tiger io. Quindi è una cosa assolutamente nuova. Sapete quanto io utilizzi i calzini. Sono troppo legati per non rischiare di romperli. Vedete che è fatta a matita con la gomma da cancellare. Ma che carina! Ma bellissimi, tra l'altro la taglia giusta. Niente di Halloween, niente di natalizio, quindi una cosa che posso utilizzare sempre. Questi belli da stare in casa, ma io li metto anche per uscire, cioè se anche poi spuntasse un pochino magari dal pantalone solo il bordino dorato, ma carinissimi. Bene, dai, ci siamo un pochino risollevate dalla cosa del teschio. Qui abbiamo qualcosa sempre in stoffa. No, non è in stoffa, è un portacarte. Io ho il terrore di spaccare qualcosa. Questo è un portacarte o portatessere? Sì, allora, è un portacarte. Per nulla inutile, perché io ho borsettine microscopiche, quindi sicuramente molto carino il fatto di poterci mettere solo il bancomat, magari giusto 5 euro, 10 euro, se vado a fare una passeggiata o se ho la borsa troppo piccola per farci stare altro. A me sembrava nero, mentre invece illuminato dalla ring light è blu, quindi ancora meglio, meno serioso, è blu e celeste. E ha tra l'altro anche il... cordino, che poi si può togliere, quindi lo posso utilizzare anche per portare il cellulare, per mettere altre cose, da per poterlo portare al collo, quindi anche se si va in vacanza, si ha qualcosa a portata di mano. Io adoro tutte queste cosine qua, perché poi tanto lo vedete di solito su Instagram, utilizzo tutto. Direi che siamo arrivati alla fine, sì, oddio, non buttiamo giù niente. Ecco qua la fine della nostra busta, quella da 6 euro. Ragazze, il totale lo avete visto, ho speso 10 euro e direi che assolutamente già solo che le borracce, il portaocchiali, le cose per le feste, le matite, le calze, cioè sono davvero super super soddisfatta grazie al Tiger di Viareggio, che ci sono finita casualmente per prendere altre cose e sono uscita con le due buste sorpresa. Sono assolutamente contentissima di quello che ho trovato. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, vi aspetto al prossimo video, vi mando un mega bacio, spero di avervi tenuto a compagnia e vi ringrazio di aver visto anche questo video oggi. A presto, ciao!